Signore e signori, il professor Franco Cardini. Buonasera, Buonasera. professore. Buonasera, come va prima di tutto? Beh, insomma, direi che potrebbe andare peggio, visto i contesti nei quali ci troviamo. Non alludo alle elezioni statunitensi, No, alludo no, no, ho al capito. Covid-19. Al DPCM, eccetera, eccetera. Senta un attimo. Io di mestiere faccio un mestiere qualche grado sotto il suo, cioè faccio l'insegnante di lettere delle scuole superiori, di mestiere normale. Sì, durante Sono un quindi italianista, sono uno jacoponico, uno appassionato di Jacopone da Todi. E vorrei fare una specie di, chiamiamolo gioco con lei, vorrei fingere di che lei fosse un mio docente di un corso di aggiornamento di 40 minuti circa di storia. sì, cosa che non le augurerei come. Non l'augurerei al mio peggior nemico, ma comunque va bene. Va bene. Però lei è fiorentino e siccome io sono di Cortona da parte di mamma, e qui Quando ancora studiavo, fra gli anni 70 e gli anni 80, ho studiato a lungo i casali di Cortona. Tra due e belli. 400 li ho studiati nell'archivio di Cortona. Ho anche un po' vissuto, diciamo così, a Cortona. Ero un Cortona. ricercatore di lusso perché abitavo da Tonino e quindi Ah! Una città meravigliosa, Cortona, trovo. assolutamente. Senta un po', se io dovessi spiegare a uno dei miei alunni il concetto di storia, che cos'è la storia? Beh, lei cosa direbbe? Tenga conto che io nel mio piccolo parto da un assioma, un mio assioma, che è il concetto di risorsa. Sì. Beh, ecco, si potrebbe anche partire da qua, volendo, forse un discorso, diciamo, a freddo sulla storia, esiterei prima di affrontarlo, proponendo la storia come una risorsa. Però in fondo perché no, visto che siamo in una società che privilegia evidentemente gli aspetti economici, tecnologici, e quindi quando si parla del vivere e dello stare al mondo, si pensa immediatamente ai mezzi materiali che ci permettono di starci. E allora riemerge la solita petulante domanda che la bambina immaginaria rivolge al grande Marc Bloch all'inizio dell'Apologia della Storia, un mestiere di storico, un libretto prezioso che noi conosciamo ormai da generazioni, papà, o come se noi toscani si direbbe il babbo, ma Babbo, non mare, babbo. babbo, cos'è la storia? Eh già, è una bella fregatura, insomma. Ma per la verità c'è una fregatura ancora più grossa perché il cos'è la storia è accompagnato sia nel discorso poi che sviluppa Bloch, sia nel discorso che svilupperebbero i nostri ragazzi, dall'altra domanda che è ancora più insidiosa, ma a che cosa serve la storia? Cioè la storia è un aggeggio. È uno strumento, è un oggetto, è un qualche cosa, come un fermacarte, un aspirapolvere, una pistola, poi può diventare anche una pistola, Ah, naturalmente. sì. Si sa che, a che cosa serve l'aspirapolvere, a cosa serve la pistola. La storia cosa serve? La storia evidentemente è un qualcosa che serve anzitutto a rispondere alla domanda, noi, famosa domanda, chi siamo? Cosa ci stiamo a fare? La storia ci aiuta a situarci nel tempo e nello spazio. Quindi è uno strumento che ci serve per collocare la nostra fisicità, che non è la fisicità ponderale, evidentemente, in quel caso io prenderei un posto eccessivo nella storia perché Anch'io. sono decisamente sovrappeso, ma è il luogo nel quale noi siamo e il tempo nel quale ci troviamo. La storia, come dicevano i primi scrittori di metodologia della storia, che sono gli eruditi del Seicento, noi italiani il Seicento lo disprezziamo,
non lo consideriamo importante, lo consideriamo un secolo noioso, un secolo fra l'altro barocco, e il barocco è sinonimo di brutto, di gonfio, di inutile. E quando diciamo queste cose, che purtroppo le dicono anche qualche nostro collega, insegnante, le dice, e le tramanda il che è peggio, quando diciamo questo non ci accorgiamo nemmeno, la nostra ignoranza è così crassa e addirittura va al di là delle nostre consapevolezze. Perché dicendo il 600, 600 gonfio, il 600 retorico, il 600 pieno di orpelli inutili, ci dimentichiamo che, guarda caso, il 600 è proprio il secolo della precisione, è il secolo di Cartesio, è il secolo delle grandi scoperte scientifiche, delle grandi scoperte tecnologiche, è il secolo di Galileo, se vogliamo. Accidenti. E allora, a questo punto, non è più tanto strano che proprio in quel secolo ci si sia posti il problema di come si fa la storia e si sia elaborata una metodologia storica nel momento stesso in cui Galileo da una parte e i gesuiti dall'altra scrivevano trattati di ottica, trattati di artiglieria, perché se signori, i gesuiti scrivevano Gesuiti di anche artiglieria. trattati di artiglieria e in quello stesso momento si scrivono anche trattati di storia. Come si fa la storia? Come si organizza la storia, come ci si pone davanti alle notizie, perché il passato, una volta il passato, sta zitto, bisogna farlo parlare, non c'è più, o sembra che non ci sia più. Poi si va nelle biblioteche, si va nei musei, si va negli archivi e si scopre che invece c'è il passato e come, e chiacchiera anche, e basta saperlo far parlare. E questo è un elemento importante, la storia nasce non come scienza erudita, come scienza di signori che non avevano altro da fare che stare in una bella stanza davanti a libri e raccontarsi delle storie. No, la storia nasce naturalmente nelle biblioteche e negli archivi, ma nasce come scienza pratica, come scienza applicata, perché alle spalle della storia, o se si preferisce, diciamo le cose come stanno, al di sopra dell'erudito che fa storia, c'è un signore il quale lo foraggia, gli dà i mezzi per fare lo studioso e in certo senso lo mette al suo servizio. E cosa vuole? Il signore, che può essere un grande sovrano, vuole sapere quali sono i suoi diritti, per esempio i suoi diritti territoriali, non sono più così chiari. Bisogna andare negli archivi e trovare le pezze d'appoggio che ci comprovino che, per esempio, un certo territorio che nel tempo è passato al vicino, in realtà era nostro. È un'operazione notarile. E allora la storia non è più quella romana, historia, maxime, oratorum, oddio, anche quella, perché poi serviva agli Il Pontifex oratori Maximus. convincere. Ma è una storia, scusate, spero non sia il Covid, No, no. è una storia che serve a qualcosa, serve a ottenere dei vantaggi concreti, serve a poter esercitare dei diritti. Quindi una prima risposta potrebbe essere questa. La storia è una scienza molto pratica che serve a entrare in contatto con un nostro passato, che può anche essere o sembrarci morto, ma che in realtà non lo è affatto, perché si prolunga nel nostro presente e noi, quando lo utilizziamo in funzione di un futuro. In realtà, poi il nostro modo di vedere è un po' volgare le cose, ma la storia è fatta di battaglie, la storia è fatta di Di guerre. date. Di date, evidentemente, ecco le battaglie, le date, le guerre, guardiamole per carità, non facciamo l'apologia di nessuna delle tre, ma guardiamole dal loro punto di vista pratico, servono a ottenere, ad acquisire qualcosa. Questo mi sembra che anche un ragazzo del nostro tempo, davanti all'idea di qualcosa di acquisire, la capisce subito perché noi gli abbiamo passato poco, forse, della nostra cultura. Ma la mentalità
del prendere, dell'avere, del possedere, quella purtroppo gliel'abbiamo passata. E Sì. quindi, messo da questo punto di vista, il ragazzo può cominciare a pensare che la storia non è quel leggiadro, nobilissimo soprammobile di cui qualche volta si fregiano professori, avvocati, grandi prelati, eccetera, eccetera, ma è qualcosa di molto pratico che serve a vivere, che serve, in una parola, che serve alla scienza dello stare insieme. Com'è che Aristotele chiama in greco la scienza dello stare insieme? Politica. Politica, esatto. Senta un po', stamattina in classe una mia alunna mi domanda dell'attentato di Vienna. E poi succede che a pranzo, dopo pranzo per la precisione, leggo il suo articolo che è uscito sul secolo XIX, tra l'altro da un punto di vista comunicativo efficacissimo, È un perché è articolo usato. che mi hanno fatto fare quelli, gli amici del secolo, in un momento in cui ero arrabbiato, ed Era ero rabbia. arrabbiato perché avevo letto una serie di fesserie di segno cristiano, di segno Sì. occidentalista, perfino di segno musulmano, attraverso i blog, anche qualche imbecille musulmano che diceva: ah, beh, in fondo così è vendicato l'affronto che i cristiani fecero all'Islam sotto Vienna. Ora, a parte il fatto che se non i musulmani, ma i turchi, perché quella non era una guerra di religione, era una guerra fra stati. A parte che i turchi, se non volevano essere offesi a Vienna, facevano una bella cosa, stavano a casa loro e così nessuno Esatto. li offendeva. Ma a parte quello, in realtà, le radici dell'errore grossolano e pericolosissimo si vedono già da questo. Non è una lotta contro cristiani, fra cristiani e musulmani, non ci pensa nemmeno. E il sultano era musulmano, ma era musulmano anche il suo vicino, lo Scià di Persia, che tifava per l'impero romano-germanico perché il sultano era il suo nemico, si direbbe geopolitico. Basta guardare le frontiere fra impero persiano e impero turco, che sono più o meno il vicino Oriente attuale, e si capisce perché lo Scià di Persia non amava, non saltava di gioia l'idea che Vienna sarebbe potuta diventare turca. Avrebbe preferito semmai che fossero gli uomini di Vienna, i tedeschi dell'imperatore o i polacchi di re Giovanni Sobieski, che arrivavano a Istanbul, così gli levavano di mezzo un concorrente, un avversario, un nemico, si può dire. Ma dall'altra parte è perfettamente simmetrico. Se i turchi fossero entrati a Vienna, tutti dicono: ah, cosa sarebbe successo? L'Europa sarebbe diventata musulmana. E come faceva? I turchi, fra l'altro, erano circa 300.000, certamente si sarebbero fermati a Vienna. Ma il risultato cosa avrebbe potuto essere? L'unione dei cristiani per recuperare Vienna? Non lo so mica, perché il primo nemico dell'imperatore e del re di Spagna, suo parente, erano Asburgo tutti e due, era, guarda caso, il re Sole, Luigi XIV. E il re Sole faceva una politica filoturca perché aveva nemici cristiani che erano nemici suoi e nemici dei turchi. E quindi tutto Oggi no, torna a Macedonia. oggi Francia e Turchia non vanno tanto d'accordo. Esattamente. E ci si do... Oggi no, oggi no. Oggi no. Però sono rimaste alcune invece inimicizie. Per esempio, chi governa la Turchia non va mai d'accordo con chi governa l'Iran e nemmeno con chi governa la Russia. Il che vuol dire che chi governa la Russia e chi governa l'Iran in generale si mette d'accordo contro chi governa la Turchia. E uno potrebbe domandare: ma va sempre così? Anche quando non ci saranno più né Putin, Né Erdogan. né Rohani, eccetera, eccetera? No, non è detto. Però le norme, le leggi geopolitiche o geostoriche, che non sono ferree, eccezionali, hanno le loro eccezioni, appunto. Però sono leggi che bisogna tener conto. La geopolitica è una componente della storia, bisogna tenerne conto quando se ne parla. Mi ha rubato una domanda, infatti, che era come si può riuscire a far capire alla gente comune anche, come mai ci sia una mutazione di
alleanze politiche, strategiche, militari, è uno dei compiti della storia, credo. Sì, senza dubbio questo, l'abituare alla mobilità, l'abituare al fatto che le cose cambiano e cambiano in maniera che non c'è poco da fare, non è sempre comprensibile, intuibile, non è prevedibile. Se fosse prevedibile, noi storici giocheremmo tutti all'otto, eccetera, eccetera, e vinceremmo. Invece no, non solo, ma quando gli storici, fra l'altro, scrivono sui giornali e fanno delle previsioni, molto spesso si rivelano dei pessimi profeti. Infatti, lo storico avveduto previsioni cerca di non farci, di non farne, se non proprio a scadenza immediata. Se adesso, per esempio, qualcuno domandasse a me o a lei se vince Trump o vince Biden, beh, insomma, avremmo delle qualche difficoltà. E avremmo qualche difficoltà. E allora si chiede: ma come? È tutta la vita che studiate la storia e la storia poi non vi serve, la storia è magistra vitae, no? Allora non vi serve un accidente. No, il problema è un altro: è che la storia non ce l'è. Non ce le ha le regole, ha delle regole di comportamento, ha delle forme di comportamento, ha direi delle linee di comportamento molto ondulate, fra l'altro, però non si comporta sulla base dei meccanismi di causa-effetto, non sempre. Quindi la storia è imprevedibile. Quando e quindi un avvenimento, quando accade, è sempre un avvenimento che noi in qualche modo non ci aspettiamo. E la storia quindi non è prevedibile, però questo vuol dire che non ha un senso. Se avesse un senso sarebbe prevedibile. Però c'è il fatto, lo dice molto bene in un suo articolo di qualche mese fa Mario Isnenghi, attenzione, la storia non è prevedibile, però quando appare poi diventa irreversibile. E di questo bisogna tener conto, anche se oggi va di moda l'eterofattualità, il l'ucronia, addirittura la fantastoria. C'è un bellissimo libro recente su 10 modi di fare la storia di Carpegna Falconieri, pubblicato dalla Terza, dove si parla proprio di queste cose. La storia eterofattuale, la storia che oggi va tanto di moda, oppure la storia controfattuale rispetto al passato, le controverità, le fake news, tutto questo apparato, in fondo parastorico, pseudostorico, che però circonda la storia, gli fa da liquido amniotico, è una minaccia, ma è anche in un qualche modo qualche cosa che accompagna sempre la storia, e bisogna abituarci, specialmente oggi, in tempo di grande contestazione, un po' di tutto, quindi anche delle scienze storiche, bisogna abituarsi a questo tipo di vicini scomodi che magari si inventano false fonti e sulla base delle false fonti scrivono delle false storie parallele. È successo e sta succedendo per tutto. È veramente sbarcato l'uomo sulla Luna? C'è veramente stata la Shoah? È veramente successo tutta una serie di cose che noi conosciamo in un certo modo? O invece, appunto, qualcuno, c'è sempre un grande vecchio che ci nasconde qualche cosa, e può anche darsi. Il grande complotto non esiste, però piccoli complotti o complotti di media portata e accidenti se ce ne sono. E anche di questo bisogna tener conto. Senta un po', come faccio a spiegare ai miei alunni l'Islam in poche parole, dicendogli anche che non è valida l'equazione Islam uguale terrorismo? Mi riferisco anche al suo articolo. Beh, diciamo due cose. Anzitutto partiamo sempre coi piedi in terra. Quando si parte si parla di storia, i piedi in terra sono il presente. Io la prima cosa che gli direi, ma sono convinto che glielo direbbe anche lei, è una valutazione semplice e concreta. Ragazzi, al mondo siamo 7 miliardi, va bene?
quasi Di questi 8. più è ormai quasi 8. Di questi 7 miliardi, un paio di miliardi sono cristiani, di cui c'è 1,2 miliardi cattolici, quindi. Poi i cattolici sono di vario tipo, la maggior parte dei cattolici sono cattolici sociologici, li hanno battezzati, magari sono andati a sposarsi in chiesa, ma non fanno molto di più, però sono cattolici. I musulmani, che senz'altro mediamente sono diversi dai cristiani, sono un pochino più credenti e devoti profondamente, ma anche qui non generalizzerei, ci sono gruppi e sette protestanti, oppure c'è tutto il mondo ortodosso che è molto meno scettico di quello cattolico, quindi bisogna pensare anche a questo. I musulmani sono 1,6 miliardi e sono dislocati un po' in tutto il mondo, molti vivono in quello che noi per abitudine o per pigrizia chiamiamo il nostro Occidente, molti vivono in regimi che attualmente sembrano aver fatto quello che fra virgolette si potrebbe chiamare un passo indietro nella storia ed essere tornati a sistemi arcaici, non so, alludo alle monarchie del Golfo, ma attenzione, le monarchie del Golfo sono rette da signori molto religiosi che portano i loro abiti tradizionali, che rispettano le 5 preghiere al giorno dell'Islam, però sono dei grandi giocatori in borsa, sono dei grandi tecnologi, sono dei grandi petrolieri. E molti di loro sono in generale laureati in grandi università statunitensi, eccetera, dove non gli hanno certo insegnato la teologia islamica. Quindi, piano, prima di dire, ma l'Islam è un altro mondo rispetto al nostro. Poi ci sono musulmani che vivono in regimi laici di vario tipo, perché la Turchia in questo momento è un regime musulmano ancora laico, resterà laico. L'aggettivo laico fra l'altro è improprio perché nell'Islam non ci sono sacerdoti, non c'è un sacerdozio, quindi non c'è nemmeno un laicato. L'imam della moschea o il muftil, che è un pochino il vescovo degli imam, in realtà l'imam è un rabbino, non è un sacerdote, guida la preghiera esattamente come i rabbini, insegna la scrittura esattamente come i rabbini, ma non amministra sacramenti e non è inserito in una realtà gerarchica più ampia. Ogni comunità musulmana vive per proprio conto intorno al proprio imam. Certamente negli stati musulmani che hanno assunto e che sono la stragrande maggioranza un sistema occidentale di vita, lasciamo fare se da loro le elezioni sono più truccate che da noi, che i loro regimi sono più autoritari dei nostri, insomma vivono un po' all'occidentale, è chiaro che i musulmani sono controllati, gli imam e le moschee sono controllate dallo Stato. Quindi in altri termini l'Islam è una realtà enorme ma non unitaria. Si va nel mondo islamico da grandi traguardi conseguiti a livello tecnologico, a livello scientifico, la quantità di Nobel musulmani, soprattutto sono indiani, afghani o pakistani, per esempio Nobel per la medicina, per le scienze o per la matematica quasi non si contano, del resto l'Islam queste cose ce l'ha sempre insegnate anche a noi fino dal Medioevo. E anche questo è Islam. L'Islam partorisce infiniti sistemi ed è estremamente dinamico. C'è quel signore che ha tagliato la testa al nostro collega di Parigi, c'è quell'altro signore che ha sgozzato 3 poverine a Nizza, ma c'è anche una bella signora a Copenaghen che è un imam donna, che è la imam, non so se si dice imamessa, non lo direi insomma, ma che comunque è la rettrice di una moschea che è gestita da donne, la moschea Mariam, ci vanno anche gli uomini naturalmente, però la moschea è gestita da donne, gli imam sono tutte donne, e lì si celebrano matrimoni misti fra cristiani e musulmani, tranquillamente, e la signora, d'accordo con la sua collega, anche lei imam donna di Berlino, stanno studiando la possibilità di
legittimare all'interno della teologia islamica il matrimonio omosessuale. Queste cose non vengono sui giornali. No, assolutamente. E bisogna tenere presente anche queste, non per fare la controimmagine di un Islam proiettato verso il futuro, un Islam ultrademocratico, un Islam ultra futurista, un Islam libero, no, no, ma semplicemente per dire attenzione, nell'Islam, come nel mondo cristiano, cattolico, come nel mondo ebraico, che è in movimento anche lui, anche in questo momento sta circolando tra noi storici. Se vuole se mi manda un'email, gliela passo anche a lei. Una lettera del presidente dell'Accademia delle Scienze di Gerusalemme, ebreo, combattente israeliano, ebreo, combattente di 3 guerre, eccetera, eccetera, il professor Benjamin Kedar, che fra l'altro io mi onoro di essere stato un suo allievo, e il professor Kedar, con 93 grandi studiosi e intellettuali israeliani, ha scritto una lettera ufficiale violentissima contro l'attuale governo di Gerusalemme, durissima, accusandolo di corruzione, accusandolo di violenza. Usandolo di disprezzo dei diritti umani. È una cosa straordinaria, però queste cose da noi, nei nostri mass media, hanno difficoltà a filtrare. Io spero di poterne parlare, tra l'altro, su un giornale cattolico, se me lo faranno fare, mi risulta che me lo faranno fare, ma bisognerà stare molto attenti, perché si rischia sempre, quando si parla di queste cose, di passare da provocatori, di passare da uomini di parte, da faziosi, come quando, per esempio, se qualcuno mi dice ma l'Islam è solo violenza, io rispondo ma nell'Islam c'è violenza come c'è violenza nel cristianesimo, nell'ebraismo, certamente non c'è il primato della carità. Quello è un primato tipicamente cristiano. Poi bisogna vedere se i cristiani sono stati degni nella loro storia di tale primato, e io non direi, però il primato della carità c'è nel mondo cristiano. Ecco, mentre una differenza rispetto all'Islam, rispetto all'ebraismo, è che Islam ed ebraismo, che sono strettamente legati al cristianesimo, sono le 3 religioni monoteiste che riconoscono un Dio solo, un Dio creatore, un Dio che ha dato una scrittura all'uomo per potersi orientare, quindi gli ha dato delle leggi. Queste 3 religioni, che dal punto di vista antropologico qualche antropologo ha osservato che in fondo potrebbero anche essere considerate 3 confessioni diverse di una stessa religione monoteista e abramifica, queste 3 religioni poi fra loro sono profondamente diverse per tanti motivi, uno dei quali è proprio questo: per i cristiani il primato è la carità, è il perdono. Per gli ebrei e i musulmani il primato è la giustizia divina e la giustizia che gli uomini desumono dalle scritture, quindi anche la giustizia umana. Ora, avere come prima norma la carità e il perdono, oppure come prima norma la giustizia, che implica anche la vendetta, sia pure una vendetta pubblica, quella che noi chiamiamo appunto la legge, e c'è una bella differenza. Questo va calcolato, di questo a questo bisogna pensare, e questo è un elemento che chi pensa all'Islam non deve mai dimenticare. Però da qui a pensare all'Islam come a 1.600.000.000 di tagliatori, ce ne corre. Sì. Senta, le faccio 2 domande che provengono dal pubblico, che ci hanno scritto nel messaggio. Maurizio Natale dice: davanti all'affermazione, che personalmente non condivido, la storia la scrivono i vincitori, il professor Cardini cosa risponde? No, il professor Cardini non è che, avendo sentito che Natale non la condivide, il professor Cardini si vuole ruffianare Natale e risponde nemmeno io. Non è così. Ma il professor Cardini risponde che bisogna fare delle distinzioni, e che il discorso della storia la scrivono i vincitori è vero, ma è vero nei tempi brevi.
E a questo punto io amo fare un esempio pittoresco, perché sono uno che ama viaggiare, ama stare negli alberghi e nei ristoranti. Infatti i risultati a livello ponderale si vedono, perché poi all'albergo si va a cena, eccetera, eccetera. E amo molto il Sud Tirolo, per esempio, quello che chiamiamo l'Alto Adige, quindi questi alberghi dove si parla ancora tedesco, si fa una cucina tedesca, e dove non c'è albergo. Poi magari parli col proprietario e scopri che il proprietario è un marxista-leninista di stretta osservanza. E allora gli dici: ma scusi, ma allora perché in sala da pranzo lei tiene il ritratto delle loro maestà apostoliche, l'imperatore Francesco Giuseppe e l'imperatrice Elisabetta, che noi conosciamo come Sissi? E lui si risponde tranquillamente: ah, guardi, ma questa è la nostra storia austro-tedesca, la nostra storia tirolese, noi siamo affezionati a questo passato, siamo affezionati a un regime che era senza dubbio un regime autoritario, però era un regime ispirato a grande correttezza amministrativa, eccetera, eccetera, eccetera. E allora io mi chiedo, la Prima Guerra Mondiale, Francesco Giuseppe l'ha perduta. Dio gli ha fatto la grazia di non assistere alla sconfitta del suo esercito, perché è morto quasi novantenne, qualche anno prima. Comunque, Francesco Giuseppe è un perdente della storia. Chi l'ha vinta la Prima Guerra Mondiale? Beh, la persona più pittoresca fra quelli che hanno vinto la Prima Guerra Mondiale è anche il più duro, quello che ha preteso maggiori vantaggi per i vincitori, mentre, non so, gli inglesi, gli americani erano un pochino più attendisti, avrebbero voluto un clima un pochino più disteso. Era il presidente del Consiglio dei Ministri francese, il grande Clemenceau, detto il Tigre, quello che ha rifiutato anche agli italiani l'Istria, Fiume, eccetera. Poi c'è stata la famosa marcia su Ronchi d'Annunzio, via discorrendo. Clemenceau è il grande vincitore della Prima Guerra Mondiale. Francesco Giuseppe è il grande vinto della Prima Guerra Mondiale, magari anche insieme allo zar Nicola, che era stato vinto in altre circostanze, ma non a caso l'impero austriaco e l'impero russo sono spariti col Fine 1918. dei grandi imperi, Oggi sostanzialmente. però uno va in Austria, in Austria soprattutto, e trova dappertutto Cecco Beppe. Cecco Beppe e le immagini di Cecco Beppe. Oggi uno va a Mosca, dove trova anche le immagini di Stalin, non dimentichiamolo, però molto spesso trova anche le icone dello zar, anche negli alberghi, nei ristoranti. Allora la mia domanda è questa: ma chi l'ha vinta la Prima Guerra Mondiale? Nella prospettiva della memoria storica, Clemenceau o Francesco Giuseppe? In altri termini, il tempo, non è proprio vero che il tempo sia galantuomo, il tempo fa dei brutti scherzi anche lui, però in linea di massima la storia emerge pian piano dalla crosta che gli hanno voluto mettere sopra i vincitori, ed è evidente quindi che i perdenti, che in un primo tempo vengono massacrati anche dalla storia, e poi riemergono, pian piano vengono rivalutati, pian piano ci si accorge che tutto sommato sì, hanno perduto, ma anche nei loro sistemi c'era del buono. Questo bisogna tenere presente che succede sempre fisiologicamente. Forse c'è un'eccezione attuale, che è il problema del nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo è un perdente inchiodato alla sua sconfitta, perché le sue responsabilità sono tante e tali che si trova difficile rivalutarlo in qualche modo, anche se poi sappiamo che nel regime nazionalsocialista c'era un buon welfare, nessuno l'ha mai negato, eccetera, ma questo davanti alle camere a gas francamente non basta. Però anche lì c'è un elemento di ripensamento, un elemento di riequilibrio che riemerge. Non a caso io, il più grande e più lucido studioso attuale, anzi lo dico al plurale, i due più grandi e più lucidi studiosi attuali del fascismo e del nazionalsocialismo,
morti tutti e due, ma il secondo da pochissimi giorni, sono stati Georg Moshe e Zev Sterner, guarda caso, due ebrei israeliani. Allora, l'altra domanda è di Cristina Bellone. I corsi e ricorsi storici di Vicchiana Memori Vico possono ritenersi ancora validi? Ebbene sì, di questo ne abbiamo parlato in molti, mi ricordo anche vari interventi, per esempio di Giuliano Canfora, traducendo in soldoni, anzi in immagini grafiche il discorso, si potrebbe dire questo: noi abbiamo due modi geometrici di immaginarci la storia. Un modo che ci viene dalla venerabilissima età greca e romana e che ha precedenti addirittura indiani o persiani e che poi noi conosciamo nell'Ottocento perché è stato rinfrescato da un grande filosofo, da Nietzsche, l'eterno ritorno. Quando si dice, ma nella storia non cambia niente, non cambia mai niente, nil sub sole novi, eccetera, cioè non c'è nulla di nuovo sotto Nuovo il sotto sole. il sole. Noi alludiamo anche a quel principio che in indù sarebbe con una parola sanscrita, che poi vuol dire ciclo, gli avatara, oppure le età della poesia classica latina, che più o meno tutti quelli che hanno fatto il liceo conoscono, nei tempi antichi c'è l'età dell'oro, poi è arrivata l'età dell'argento, poi è arrivata l'età del bronzo, sempre peggio, e poi adesso siamo nell'età del ferro. Cosa succede dopo l'età del ferro? Non vi preoccupate, ci sarà un periodo di grandi sofferenze, di grandi turbamenti, ma poi torneremo all'età dell'oro, l'eterno ritorno dell'uguale. Col cristianesimo, che ha ereditato una diversa cosmologia e una diversa cosmogenesi dall'ebraismo, Marx in questo è il vero ebreo erede del cristianesimo, invece noi abbiamo un'idea diversa. Cambiamo immagine geometrica, la storia non è più un cerchio, ma è una linea retta, anzi una freccia, la freccia del tempo. Ora ecco, siccome noi non possiamo negare che molti avvenimenti storici, molti personaggi storici, molti eventi storici ci danno l'impressione di somigliare ai precedenti, ma c'è sempre qualcosa di diverso, c'è sempre un elemento in più, c'è sempre un elemento di divergenza, di differenza, allora il risultato è che se io dovessi dare l'idea di come io mi immagino la storia, usando degli oggetti oppure usando delle figure geometriche, io mi immaginerei non più due figure piane, un cerchio o una freccia. Mi immaginerei una figura della geometria solida, prendiamo un'ellisse, ma che so io, un cacciavite oppure un cavatappi. Cioè un qualcosa che ha una direzione, verso che cosa non lo sappiamo. Sicuramente mira, punta verso il futuro, ma nello stesso tempo non ci punta in modo dritto, ma attraverso un sistema elicoidale di successivo avvicinamento al culmine, che è quello che noi poi non sappiamo, forse non sapremo mai. Quindi le cose nella storia effettivamente si somigliano. Alcune di queste somiglianze possono essere imperfette finché si vuole, illusorie finché si vuole, ma non le possiamo negare. Le istituzioni, i valori, anche i ripensamenti, i ritorni, nessuno c'ha l'orologio della storia. Come facciamo a dire? La storia ha fatto un balzo in avanti, la storia ha fatto un passo indietro. Lo possiamo dire per la scienza e per la tecnica. Per quello sì, prima c'erano gli orologi a polvere, poi abbiamo inventato gli orologi meccanici e poi siamo passati agli orologi a quarzo liquido e ad altre belle cose. Per quello c'è stata una cosa che noi possiamo definire progresso. Ma quando si arriva invece a dover giudicare modi sociali dell'essere, faccio un esempio
politico che può essere anche scomodo, antipatico, ma ogni tanto bisogna anche farne di scomodi e di antipatici. La grande democrazia statunitense che stiamo vedendo in questi giorni e che secondo molti è il punto d'arrivo di un sistema democratico. Certo, lascia molto a desiderare, ma siamo uomini e donne, non abbiamo la perfezione in mano. Dall'altra parte c'è un altro sistema. E si fa presto a dire sì, ma è un sistema dittatoriale. Ma non è mica un sistema dittatoriale che ci viene dall'antico, come, che so io, l'impero cinese. È un sistema che viene dalla nostra modernità occidentale, un sistema marx-leninista, evidentemente rivisto alla luce di una mutazione tecnologica per un verso, alla luce di una mutazione politica e diciamo pure militare per un altro. Ma abbiamo il sistema del comunismo cinese. Sono due sistemi profondissimamente diversi, ma sono due sistemi che senza dubbio hanno qualche cosa in comune, sono tutti e due legati profondamente alla modernità occidentale. Poi dalla parte americana ci sarà l'epopea dei padri pellegrini e dalla parte cinese ci sarà il grande dragone imperiale, come dice il primo presidente del Partito Comunista Cinese. Certamente ci sono delle radici diverse, ma ci sono anche degli elementi di somiglianza. Come facciamo a stabilire quale sia, non dico il migliore dal punto di vista etico, perché io grazie a Dio faccio lo storico, non faccio il sacerdote, non faccio il giudice, quindi non è mio compito stabilire chi ha ragione o chi ha torto, chi è nel giusto e chi non è nel giusto. Io cerco di capire, di comprendere le cose, non vuol dire giustificarle, eh? Vuol dire cercarne di comprendere dall'interno. Poi il giudizio morale io lo lascio volentieri agli altri. Il mio amico Cacciari è un filosofo, se lo Beh. tenga lui il giudizio morale, perché io non ci tengo, ecco, a formulare giudizi morali. Però davanti al Vorrei dire che un dottore giorno contatteremo anche Cacciari. Ah no, beh, lui certamente, tra l'altro, in queste cose ci va a nozze, però certamente posso dire che sono due sistemi diversi con due differenti funzionalità. Potrei anche dire, ma non lo dico, quello che adesso attualmente mi sembra più funzionale rispetto all'altro, ma questo non lo dico, non do giudizi, però esprimo il parere che sono diversi, profondissimamente diversi, ma sono due sistemi contemporanei tutti e due. Non possiamo parlare, se non applichiamo la mascherina, diciamo pure la parola mascherina che va di moda, e se non applichiamo una mascherina ideologica davanti ai nostri occhi, non possiamo dire che l'un sistema è migliore dell'altro perché è più nuovo, perché è più recente, perché ci sarebbero millanta motivi per dire che è più nuovo il sistema statunitense e altri millanta per dire che è più nuovo il sistema cinese. Non è questo il punto. C'è una diversità, c'è un complesso dialogo che è già diventato un duello, auguriamoci non diventi un duello fino alle estreme conseguenze, potrebbe anche succedere, ma certamente sono dei sistemi attuali rispetto ai quali poi come noi, come zoi politicoi, come uomini politici, possiamo anche decidere quale dei due ci va meglio. Però storicamente sono tutti e due legittimi nella misura in cui sono due legittime evoluzioni di due realtà storiche che noi conosciamo. Allora, le faccio fare una domanda da Ennio Cirnigliano e una da Giorgio Grimaldi, che sono nostri opinionisti. Ennio. Buonasera professore, intanto. Però prima mi sia permesso di fare un omaggio all'etruscità di Luca Valerio, che non sapevo essere cortonese, e tra l'altro la religione etrusca ha in comune con l'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo il fatto di essere una religione rivelata, e pochi lo sanno, perché è una religione rivelata, c'è cioè un bel mito di Tagete che esce fuori da un campo, ma è una bella storia. È una bella storia. Ma voglio partire da dove è partito lei? Partito dal 600, a cui aggiungerei anche tra le altre belle cose del 600 bistrattato ben due rivoluzioni inglesi, che sono poi la base di tutte le altre rivoluzioni, e sono stati i primi a tagliare teste, ancora prima dei francesi, tra l'altro. Sì, ma si Ma sono voglio da fermati. lì. Poi si sono fermati, sì.
Ma ho voluto fare. Il testo a re l'hanno tagliata, ma se ne sono subito fatto un altro. Hanno messo un mio amico, infatti, viennese, peraltro, diceva che i francesi sono gli unici che hanno fatto una rivoluzione borghese e si sono trovati un imperatore. Da buon viennese, un po' di ironia, no? Ma io sono filo francese, quindi diciamo che parlo contra domum meam, però tuttavia Ah, voglio partire. il vantaggio degli austriaci è che si sono trovati l'imperatore senza bisogno di aver fatto la rivoluzione. Ahimè, dico io. Voglio però andare indietro, proprio dalla parola storia, perché anche qui va, secondo me, decostruita, no? La parola storia, il primo a usare istorie, saggio iniziivo, è Erodoto, nel V secolo avanti Cristo. Quando scrive un'opera, peraltro curiosissima, perché era un uomo curioso che viaggiava, che è stato in Egitto, ha raccolto mille informazioni, però la scrive per descrivere di fatto la differenza tra i greci e i persiani. Quindi fondamentalmente siamo già di fronte a qualcosa che viene fatto per, che non si giustifica in sé. Diciamo che Gödel avrebbe parecchio da dire, no, su questo. Se persino decostruiamo la parola istoria, a me piace spesso farlo perché le etimologie aiutano anche a capire. La parola istoria deriva da una radice indoeuropea che è la stessa radice di videre. C'era una lettera greca di gamma. In sanscrito la vidya è la conoscenza. Wissen in tedesco vuol dire sapere. Vedante. Esattamente, esattamente. I greci stessi, però, cosa ci dicevano? Che per fare l'istoria, che non è altro alla fine che quello che vedo, se noi svisceriamo, devo anche fare l'autopsia, cioè, che non è quella che devono fare i criminologi, cioè guardare con i miei stessi occhi, l'autopsia, no? Tuttavia, e qui come si dice, tra noi e gli antichi non ci sono solo Marx e Freud e Nietzsche, ma c'è anche tutta la storia che nel frattempo è avvenuta, sappiamo bene che tra la istoria e l'autopsia stanno di mezzo che cosa? Le sovrastrutture, i sistemi antropologici, la cultura, tutto quello che Marx chiama e sintetizza in maniera brutale, mi scuso, la sovrastruttura, no? Che sta sopra la struttura economica. E da questo punto di vista la storia non è soltanto maestra di vita, ma è anche maestra di manipolazione. Ma pensiamo a cosa è stata la donazione di Costantino, per esempio, no? Per giustificare il potere temporale della Chiesa, no? Ci è voluto un umanista per sviscerarla. O i protocolli dei savi di Sion, una fake news che ancora oggi viene utilizzata, no? Se volete, poi vi racconto anche un aneddoto terribile sull'Iran, perché in questi giorni stanno avvenendo in rete dei fenomeni strani di troll iraniani che stanno veicolando messaggi negazionisti per contrapporsi alla Francia. C'è tutta una storia incredibile che, se volete, vi racconterò. Ma arrivo al dunque e mi scuso per la prolissità. Leninisticamente si pone la questione del che fare, cioè come possiamo. Consapevoli del fatto che, ritorno di nuovo ai greci, Mnemosyne, la memoria, era la madre di tutte le muse, quindi senza la memoria saremmo nulla. Come possiamo far sì oggi, in un'epoca in cui la società si è talmente modificata, si è talmente complicata, non c'è bisogno dei fisici, la legge dei moti browniani ci dice che in 50 anni l'umanità è quadruplicata, l'umanità ci ha messo invece 300.000 anni per arrivare al primo miliardo, il primo miliardo di umani arriva negli anni 20 dell'Ottocento. Dal 1970 a oggi l'umanità è quadruplicata, cioè abbiamo fatto dal punto di vista storico, e parlo da archeologo che quindi vede la storia anche nella sua materialità, no? L'archeologo forse, mi perdonino i colleghi storici, ma l'umanista per antonomasia perché lavora con l'humus, che è la storia, la terra, e quindi è anche l'umano per antonomasia, no? Insomma, Ma quindi. io un po' di archeologia me la sono fatta anch'io, poi Poi all'Università la scuola di Grazia di Francia. Jankovic, quindi ho fatto l'archeologia medievale, sì. Frankovic, che ricordo sempre con grande affetto, purtroppo una grande figura un po' dimenticata in questo paese, e anche Mannoni qui di Genova, con cui andavano molto Ah, d'accordo, già, sì, certo, lo conosco. Tiziano Mannoni, certo, con cui mi sono onorato di fare un primo scalo. Oggi, stante tutta questa complessità, che anche da un punto di vista meramente numerico, i numeri non sono solo numeri in realtà, ma sono tante altre cose, come possiamo far sì che, scusate, mi è apparso una riga. Come possiamo veicolare l'interesse, la divina mania greca, la passione per la storia in un'epoca in cui l'eterno presente, che viene veicolato 24 ore su 24 come strumento in realtà di dominio, a livello addirittura psicopolitico, ne parlavo prima, siamo in una fase in cui il binomio tra psicopolitica e antropocene costituirà forse la società di domani. Quali sono i nostri umili strumenti, noi con la cazzuola? E anche con lo studio delle fonti, voi con lo studio delle fonti, a volte con la cazzola, perché poi quando lo storico fa l'archeologo è bravissimo, e posso No, testimoniarlo. non tutti, alcuni. Come possiamo
suscitare l'interesse facendo una divulgazione che non sia una banalizzazione, ma che sia un protrettico, aristotelianamente parlando, cioè una spinta a esercitare lo spirito critico che poi dovrebbe essere il fulcro stesso dell'umanità. Domanda da 1 milione di dinari e di dirham. Anche qua ci sarebbe stato da raccontare un aneddoto, ma Sì, lascio la parola. la dialettica oro-argento fra dinaro e dirham, cioè vi interessava. McCormick ha scritto un bellissimo. Infatti. Dunque, ma io direi che ci sono due sistemi, forse, rispetto ai quali dobbiamo scegliere. Uno è esemplificato da una ditta del profeta che forse è anche spurio, cioè i detti e fatti del profeta Muhammad, cioè quelli che ci hanno rifiutati agli sciiti. E tutti vanno a sentire Muhammad, anche gli animali, anche perfino le piante che lo ascoltano, danno segni di ascoltare, si bocciano, eccetera, meno la montagna, le montagne stanno ferme, e allora il profeta commenta, insomma, io devo portare la verità di Allah a tutti. Allora, se la montagna non va a Muhammad, Muhammad andrà alla montagna. Questo noi stiamo cercando di farlo nel nostro piccolo, per esempio, e parlo di persone alle quali posso dare anche dei nomi, posso chiamarli Alessandro Barbero, posso chiamarli Tommaso di Carpegna Falconieri, posso chiamarli Umberto Longo, posso chiamarli tutto il team che sta intorno al Leonardo, a Fioravanti, a Federico Fioravanti, che è quello che ha lanciato l'idea di fare un festival del Medioevo a Gubbio. Gubbio vuol dire Umbria, vuol dire posto dove, come del resto in Toscana, quando c'è da vestirsi, come si dice a Firenze, da vestirsi a bischero, cioè da prendere abiti più o meno medievali, eccetera, e quindi andare a fare belle mangiate, belle bevute, belle cantate, Quello ci sta divertimenti, sempre. più o meno giullareschi, ci sta sempre. Però noi ci siamo trovati davanti alcuni anni or sono a una realtà sconvolgente, che era questa: aule universitarie che si stanno votando. No, questo non ci riguardava come professori in genere, perché mica siamo i padroni dell'università, però ci riguardava come piccoli artigiani della storia medievale. Anche le aule della storia medievale si andavano votando. Però tutto questo era in contraddizione con quello che succedeva fuori, perché fuori l'Italia, non solo l'Italia, Spagna, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia. Io ho un nipote, figlio di una mia figlia, in Brasile, che ha fatto un gruppo militare di guerrieri medievali. Mi immagino con quali strumenti filologici mi si rizzerebbero i capelli se li avessi, però l'ha fatto. Cioè, mentre, quello, noi siamo partiti da questa contraddizione. Da questa constatazione che ci faceva del male, un pugno nello stomaco. Non è che il Medioevo non va, il Medioevo va alla grande, va nelle piazze, va nelle strade, va nelle chiese, va nei musei, viaggia con i piedi dei turisti, soprattutto di questi ragazzi che non ci vengono a laurearsi in storia medievale, però poi vogliono fare il balestriere, però poi sognano di fare il templare. Molti di loro vanno vestiti in giro da frati francescani. Allora, cosa c'è che non va? Il nostro strumento, il nostro Medioevo va alla grande, ma non è quello. Non è quello che noi studiamo. È una cosa che gli somiglia, è una specie di cattivo fantasma, perché questa gente che sta giocando col Medioevo ci gioca male. Gioca con un Medioevo sbagliato. Allora, noi siamo partiti col piede destro, come dicono gli inglesi. Siamo partiti con la mossa sbagliata, abbiamo detto a questi ragazzi, molti dei quali erano nostri ragazzi che venivano anche all'università: ma cosa fate? Ma vergognatevi, ma che cosa vi abbiamo insegnato? Ma il Medioevo non era così, ma le scarpe non si facevano in questa maniera, ma le bandiere non si agitavano in quest'altra maniera, ma non si mangiava così, fatelo spiegare da Montanari come si mangiava, ma non si faceva la guerra così.
ma non si fa, ma San Francesco non era quello che pensate voi, ma fatevelo spiegare da Chiara Frugoni che era San Francesco. E naturalmente Montanari, la Frugoni, il Cardini, per carità, erano pallosissimi. E i ragazzi non li stavano a sentire perché volevano giocare. Noi abbiamo avuto un'idea in parte umile, in parte furbastra, e lo riconosco, in parte anche, come dire, un po' neogoliardica. Abbiamo detto: ma perché lo dovevano giocare e noi no? Loro stanno facendo un gioco, stanno giocando al Medioevo, si divertono, ma il loro è un Medioevo afilologico. Noi siamo in grado di aiutare loro a fare un medioevo filologico, però il nostro medioevo filologico è palloso, è noioso. E allora facciamo una bella cosa, mettiamoci insieme, lavoriamo insieme, filologizziamo il loro gioco e aiutiamo loro a studiare mentre si divertono. E questo è il modello Maometto va alla montagna che sta funzionando. In 10 anni fa molti dei nostri colleghi, a Barbero, a me, a Carpegna e ad altri, hanno detto: ma cosa fate? Ma non vi vergognate? Ma siete dei buffoni? Ma io non ci verrò mai a parlare a degli sdrenati che fingono di essere persone del Medioevo, eccetera. Il Medioevo è una cosa seria, eccetera. Oggi questi colleghi stanno facendo abilitate per venire a giocare con noi. Anche perché hanno scoperto che è divertente, hanno scoperto che può essere redditizio, le comparsate poi si pagano, quindi non ha ragione quell'uomo politico di qualche anno fa che diceva con la cultura non si mangia. Piano, piano, con la cultura si può anche mangiare. E infine, e questa è la cosa bella, ci si diverte. Altrimenti, questo è il modo che io preferisco, ma E si evita il junk food, si mangia bene con la cultura, a sì, no, differenza è di... vero, è vero, Beh, altrimenti bisogna fare come il modello Fahrenheit. è vero. Come dicono gli arabi, durante la notte non combattere contro l'oscurità, ma tieni accesa una lampada. Alla fine di Fahrenheit c'è questo gruppo di persone, ciascuno dei quali si è imparato a memoria un grande classico dell'umanità e lo recita continuamente. Continuamente, sì. E questo però francamente, è un modello al quale io non vorrei arrivare. Io preferisco il modello, Festival di Gubbio, anche perché in Fahrenheit non è prevista la porchetta. Giorgio Grimaldi. Buonasera, mi sentite? Sì. Salve. Buonasera professore, ma innanzitutto volevo ringraziarla perché negli ultimi tempi mi è capitato di leggere il libro tratto dalle conversazioni telefoniche, Lawrence d'Arabia, no? Che ho apprezzato molto, Sì, grazie. soprattutto per la capacità di introdurre un discorso molto ampio, no? Nel confronto tra Oriente, Occidente, il colonialismo, la figura di Lawrence d'Arabia. Io volevo Sono fare una scelte prima domanda invece. rischiose. Com'è? No, dico, sono Volevo... scelte rischiose queste di fare panorami troppo ampi, però bisogna un po' tentarci ogni tanto, altrimenti ci resta un po' troppo chiusi nel No, no, l'ho nostro. trovato molto stimolante e anche così Grazie. utile. Alla fine il mistero Lorenz è rimasto comunque, anzi, è aumentato il fascino, diciamo, alla fine del libro nell'affrontare il Ci confronto. sono anche degli Però... interrogativi inquietanti. Lui è sta mi stava per scappare, ha detto è stato suicidato. Diciamo che è Sì. morto incidentalmente. Pochi giorni prima aveva già comprato i biglietti, stava andando in Germania dove Hitler lo aveva invitato a un colloquio. Sì, E forse quindi... i servizi britannici hanno un po' a che vedere con quella motocicletta rovesciata, però d'altra parte, beh, la politica è fatta anche di questo. Sì. No, io volevo farle invece una domanda su un altro argomento, no? Alle mie spalle c'è un acquaforte che raffigura un po' l'Europa, il mito di Europa.
Ecco, vabbè, io mi occupo in particolare come vede un'Europa futura anche in funzione diciamo del lavoro che gli storici possono fare per riscoprire una storia meno nazionalista, più diciamo capace di far emergere quello che è stato una grandissima novità, tutto sommato, questo processo di integrazione europea, con i suoi limiti, i suoi difetti. Cioè, quale può essere anche nella costruzione di un vivere comune, no? Di un approccio diverso anche nei confronti del mondo, nel costruire una storia globale, un processo di costruzione di una convivenza che potrebbe essere nuova, ecco, che oggi è molto a rischio per tante sfide che ci sono. Però a volte diciamo, si parla di Europa, di istituzioni, ma in qualche modo non si parla tanto invece del costruire una cittadinanza legata in qualche modo al superamento, no? Di quello che è stato, diciamo, una storia di guerra, di contrapposizioni, ma che potrebbe invece aprire a una convivenza di tipo diverso. Ecco, volevo avere una sua opinione su questo argomento. Ecco. Sì, lei tocca un tasto involontariamente, anzi la ringrazio, però lei tocca un tasto per me doloroso. Doloroso perché io ho 80 anni, sono del 1940 e nato in un altro anno bisestile, infatti non portò molto bene all'Italia. E quindi io, ventenne, nel 1960, io mi sono scoperto sinceramente, profondamente, diciamo pure ingenuamente europeista. E non tanto Spinelli, il manifesto di Ventotene, il movimento federalista. Io, fra l'altro, non appartenevo al movimento federalista. Ero addirittura un ragazzino di estrema destra, era iscritto al movimento sociale allora. Però capii, e forse lo capii proprio dalla mia spunta nazionalista, che il micronazionalismo comportava nulla. Nello stesso tempo ero entrato, e ne ringrazio ancora il Dio, all'Università di Firenze. Una delle università più rosse d'Italia, fra l'altro, dagli insegnanti fino all'ultimo bidello, e avevo imparato l'altra faccia, quella che per me politicamente era l'altra faccia della Luna. Questa è una bella acquisizione, l'imparare a rispettare l'avversario, il capire le ragioni dell'avversario, l'esserne addirittura affascinato. E alla luce di questo, proprio dal ragazzino che aveva sognato di combattere in Ungheria 4 anni prima, nel 1956, la grande rivolta di Budapest, io mi resi conto che non saremmo andati da nessuna parte se non ci fossimo uniti come europei. E mi resi anche conto, però io, a me la storia moderna a Firenze me la insegnava il grande Delio Cantimori, mi resi conto che la storia europea, così come ce la faceva studiare, ce la spiegava lui, così come era spiegata, per esempio, in un grande manuale pubblicato da Einaudi, e un altro grande storico fiorentino di Giorgio Spini. È un paese in cui le varie nazioni, che poi sono state inventate recentemente, come tutti sappiamo, sono complementari fra loro, e la storia italiana non si spiega bene fino in fondo se non si conosce la storia austro-tedesca, se non si conosce la storia francese, la storia spagnola, come si fa a capire il sud Italia se non sappiamo che cos'è stato il siglo d'oro? E in questo senso io mi resi conto che un'unione era importante ed era importante un'unione politica. Noi fummo, dico la verità, forse casualmente. Non voglio dire che la cosa fu fatta volontariamente, ma noi fummo ingannati, tutti, la nostra generazione e anche le generazioni successive. Ci fecero credere che l'Unione Europea fosse un'unione che stava preparando il terreno all'unione politica. Noi pensavamo al modello degli Stati Uniti d'America, quindi pensavamo agli Stati Uniti d'Europa. Qualcuno di noi pensava, ma in fondo si può scavalcare il modello Stati Uniti d'America e pensare invece al metamodello jeffersoniano dell'America come nazione americana addirittura, oppure pensavamo magari che per una
realtà così diversa, così complessa come la realtà europea, il sistema federalistico non sarebbe andato bene e avremmo dovuto invece adottare un sistema in cui le realtà nazionali, che erano molto diverse, paese per paese in Europa, si fa presto in America fa un sistema federale, quegli stati sono in gran parte stati per modo di dire, ma noi abbiamo ciascuno una nostra cultura profondissima, e allora il nostro sistema avrebbe dovuto essere non federalistico ma confederalistico, e dicevamo non accettiamo il modello americano, il modello sovietico, il modello tedesco, accettiamo semmai il modello svizzero, che è più consono alla storia europea. Poi ci siamo accorti però di essere stati fottuti. In realtà l'Unione Europea, e oggi possono anche dire, ma non avevate letto le carte, perché altrimenti avreste dovuto capirlo. Sì, ma la propaganda, sì, ma i mass media parlavano un altro linguaggio, il linguaggio della futura Unione, e noi ci abbiamo creduto. Sulle carte, adesso che noi ci torniamo con attenzione, scopriamo che l'Unione Europea non ha mai voluto essere un'unione politica, ha sempre voluto essere un'unione al massimo forse amministrativa, ma passando attraverso l'economia e la finanza, quindi mercato comune europeo va benissimo, comunità dell'Europa e dell'acciaio, comunità economica europea, banca centrale, euro, e qui mi fermo. Ma quello che era fondamentale e estremamente necessario, lo strumento della moneta, e non era sufficiente a creare una realtà come quella che oggi forse sarebbe utile, perché oggi in questo sistema di grandi blocchi, con gli Stati Uniti d'America, una Russia tornata a occupare spazio, alcune potenze regionali importanti come l'Arabia Saudita, come l'Iran, come l'India, come l'Australia, in una realtà di blocchi, Stati Uniti, Cina, eccetera, eccetera, una realtà autonoma di grande portata, come un'Europa politicamente unita, secondo me sarebbe fondamentale, necessaria, sarebbe una potenza mediatrice straordinaria, e invece questo non c'è stato. Noi siamo nati come Europa dall'Europa occidentale, eravamo legati a un carro, che era il carro della NATO, c'è la guerra fredda, comprensibilissimo, poi la guerra fredda è finita, ma il nostro rapporto di alleanza non 50-50, di alleanza non paritaria, di alleanza dove noi siamo piuttosto subordinati, soprattutto noi italiani rispetto agli Stati Uniti, ed è un problema militare, ma è anche un problema politico, e questo è rimasto. E allora io credo che purtroppo questa ultima scivolata, che è data da alcuni mesi, ma ormai sembra aver messo radici in una parte dell'opinione pubblica italiana, questa voglia di tornare ai piccoli stati, non si usa più il termine nazionalismo perché è stato inquinato dall'esperienza fascista, eccetera, ma si usa il termine sovranismo, e se non è zuppa e pan bagnato, è lo stesso discorso. Tutto questo non ci porta da nessuna parte. Io non credo che tutto questo ci porti a futuri sistemi autoritari nella nostra Italia o in altre aree dell'Europa. Sì, va bene, ci può essere un po' il modello un po' allarmante ungherese o polacco, ma direi che sono le democrature, come si usa dire, ma direi che sono sistemi ed eccezioni che si spiegano con la storia locale e si spiegano vedendo come quei paesi, non a caso paesi dell'ex trans cortina di ferro, hanno reagito alla modernizzazione. Non mi preoccuperei per questo, ma mi preoccupo per il fatto che noi non riusciamo a parlare un linguaggio come europei, un linguaggio politico unitario, un linguaggio politico coerente, un linguaggio politico che ci faccia rispettare tutte le alleanze militari e politiche che vogliamo, che abbiamo già stipulato, ma che ce le faccia rispettare da soggetti, non da oggetti. E in questo momento, se io ascolto, come ho purtroppo ascoltato oggi, il mio ministro
della difesa che in occasione della vittoria del 1918 e quindi del normale discorso si fa relativo alle forze armate, anzi quest'anno con molta sobrietà non c'è stata la parata e tutto il resto, se io sento il mio ministro, il quale mi dice chiunque vinca, Trump o Biden, i rapporti fra Italia e Stati Uniti resteranno quelli, siamo legati a una forte alleanza all'interno della NATO. Sì, attenzione, ma in questa forte alleanza la parola degli Stati Uniti e la parola dell'Italia non hanno esattamente lo stesso valore ed è anche storicamente e militarmente ovvio che non ce l'abbiano, ma in questa maniera noi facciamo una politica internazionale in cui noi siamo soggetti compromessi da un rapporto che non è un rapporto paritario. Io questo, come cittadino italiano, ho difficoltà ad accettare. Io preferirei accettare una situazione in cui i singoli paesi europei cedessero una parte, anche una parte cospicua, della loro sovranità. Ma a una potenza intrinseca, cioè a un governo di tipo federalista o confederalista che governasse a livello europeo a favore degli europei, nell'interesse degli europei, perché è evidente che dal commercio internazionale fino alle politiche relative al riscaldamento del pianeta, eccetera, eccetera. I nostri interessi europei in questo momento e gli interessi degli Stati Uniti d'America non vanno d'accordo, sono divergenti e comunque sia, più strettamente se vincerà Trump, con un po' più di apparente libertà se vincerà Biden, però noi saremo costretti a fare il gioco degli Stati Uniti a nostro svantaggio e tutto questo perché siamo legati da un'alleanza militare che è anche un'alleanza politica. Ecco, io vorrei che su queste cose si riflettesse perché di queste cose non si riflette mai. Anche oggi la nostra televisione, ma credo anche le televisioni private, io vedevo la nostra televisione pubblica, ma non credo che nelle altre abbia fatto un diverso discorso, sono partite dal principio che comunque vadano le cose, l'alleanza NATO non si può toccare. L'alleanza NATO è un'alleanza diplomatica come qualunque altra alleanza. I patti si modificano, si ricontrattano, se è necessario addirittura si sciolgono e non c'è bisogno di far niente di violento, semplicemente ognuno va per i fatti suoi. Ecco, io vorrei questa sicurezza di libertà a livello internazionale. Sono costretto, lo dico con reticenza perché sono pubblico funzionario in quanto professore universitario, sono costretto a constatare che questo tipo di indipendenza, di sovranità, noi non l'abbiamo. Anzi, mi meraviglia che i nostri sovranisti, per i quali io non condivido le loro posizioni, ma ho molto rispetto, siano così sensibili nei confronti degli africani che sbarcano a Lampedusa e non siano per nulla sensibili davanti al fatto che in Italia ci sono 140 basi militari di una potenza straniera che non è europea. No, ma sarebbe, Flavio. se posso dire, comunque sarebbe importante soprattutto che i paesi europei cominciassero a decidere a maggioranza sulle questioni importanti, no? Ci sono ancora alcune questioni all'interno dell'Unione Europea sulla politica estera e fiscale su cui l'Unione Europea non decide perché i singoli paesi hanno il diritto di veto, no? Quindi c'è questo blocco. Mentre alcune parti d'Europa in realtà esistono già, no? Noi adesso con gli studenti da diversi anni all'Università di Genova organizziamo per esempio delle simulazioni, no, del Parlamento europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Vedo che molte persone si rendono conto di essere cittadini europei ormai, perché comunque progetti comunitari, iniziative, anche adesso in questa situazione di crisi sanitaria, comunque l'Unione Europea sta facendo qualcosa, no? Nel senso che degli strumenti li abbiamo perché esiste questa realtà. No, quindi la ringrazio molto, speriamo che, io vabbè, sono federalista, quindi spero ottimisticamente che in futuro si realizzi questo progetto, anche dal punto di vista, diciamo, del...
della possibilità in qualche modo di vedere un futuro migliore per tutti. Ecco, grazie. Ecco, allora, visto che stiamo parlando proprio con la massima libertà e sincerità, molto alla buona naturalmente, io metterei, correrei il rischio di mettere troppa carne al fuoco, il resto sai, noi fiorentini siamo molto amanti delle grigliate. E io direi che un pochino, beh, anzitutto noi come europei, le poisson sans parlatet, come dicono i francesi, tradotto in napoletano è lo pesce sente fa capa, no? E il pesce comincia a dar cattivo odore, cominciando dalla testa, che è la prima a corrompersi. Torniamo al 1960, alla mia esperienza di allora ventenne. Ci fu una cosa che colpì molto me e i miei amici, colleghi, di varia estrazione, i miei compagni di lotta di allora, che erano dell'estrema destra, ma anche gli amici che invece erano dell'estrema sinistra, alcuni amici carissimi, il fratello di Riccardo Francovic, per esempio, allora militava nello PSIUP, nel Partito Socialista Unitario, ed eravamo molto amici, e notavamo tutti, siccome eravamo tutti d'accordo sulla necessità di creare un'Unione Europea, che c'era una cosa che ci suonava falso. Cioè che questa bella Europa che stava nascendo a Bruxelles e a Strasburgo e che faceva bellissime cose, però non si occupava abbastanza dell'università e della scuola. È vero, hanno fatto belle cose, a cominciare dagli corsi Erasmus e via discorrendo, ma c'è una cosa che avrebbero dovuto fare e avrebbe dovuto partire dal Parlamento europeo. E noi ne avremmo avuto bisogno anche a livello di riforma scolastica in Italia, il fatto che nelle scuole europee non si studiasse la storia in una prospettiva europea, che ogni paese europeo studiasse la storia continuando a studiarla come la studiava 50-100 anni prima. Noi studiavamo la stessa storia, non dico perché potrebbe sembrare polemico che si studiava durante il regime fascista, magari con modi diversi, ma studiavamo sempre i soliti Zanardelli, le solite 5 giornate di Milano, le solite cose, e non sapevamo nulla. Per esempio, non sapevamo nulla del colonialismo. Se il colonialismo ha voluto dire qualche cosa per la storia d'Europa e per la storia del mondo. E questo mi porta anche a un'ultima cosa, poi mi taccio, a saltare a piè pari dal problema del fatto che non è nata l'Europa, anche perché gli europei continuano a non sapere la storia europea, perché altrimenti capirebbero che è vero che ci siamo fatti la guerra di continuo, ma è anche vero che siamo andati avanti di conserva. Io ho scritto un libro, l'ultimo libro che è uscito è nelle librerie in questi giorni, che è un libro su Praga, e mi sono letteralmente meravigliato di come nella Praga 5, 6, 700esca, la grande Praga barocca, ci fosse un afflusso di artisti italiani straordinari, e l'italiano fosse quasi, dopo il ceco e il tedesco, la terza lingua parlata nella Praga fra il 5 e il 700. E quindi Mozart, quando è arrivato a Praga, parlando perfettamente italiano e avendo un librettista come da ponte, si è trovato assolutamente a casa sua parlando italiano. Ora, queste cose noi le abbiamo, non è che le abbiamo perdute, non le abbiamo mai messe nella nostra viva circolazione culturale, comunitaria, non ne parliamo ancora oggi. Ancora oggi abbiamo difficoltà a parlare di queste cose. Io da anni lavoro con Paolo Mieli a passato e presente. Mi pare che non abbiamo mai fatto una puntata sull'importanza degli italiani in Europa fra Medioevo e Rinascimento, per esempio. Sarebbe essenziale saperlo, proprio come cittadini europei ed europeisti dovremmo saperlo. Quanto poi al diritto di veto, e con questo taccio, questo ci porterebbe veramente lontano, perché lì non si tratta solo di un diritto di veto deleterio, perché è raggirante, come sempre sono i diritti di veto, eh? I diritti di veto sono sempre delle fregature in realtà. Noi siamo prigionieri di un diritto di veto ben più grave, che è quello a livello di Nazioni Unite, di cui hanno diritto i 5 rappresentanti permanenti del Consiglio di sicurezza. Perché se noi andiamo a vedere
gli atti del Parlamento europeo e le delibere del Parlamento europeo, a cui una delle cinque potenze che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza ha posto il veto, e quelli che pongono più degli altri il veto non sono gli americani, non sono i cinesi, non sono i russi, sono francesi e inglesi. E francesi e inglesi pongono sempre il veto a cose che riguardano le delibere delle Nazioni Unite dirette a sanare alcuni problemi africani, perché in Africa ci sono le lobbies che sono che hanno ereditato il vecchio sistema colonialista, che continuano a sfruttare l'Africa, a impoverirla, e siamo arrivati alla follia che il continente più ricco del mondo, che è l'Africa, in termini di materie prime, eccetera, ospita i popoli più poveri del mondo. E questa realtà, dal colonialismo in poi, noi non solo l'abbiamo mantenuta, ma col neocolonialismo l'abbiamo addirittura peggiorata. Ed è una delle ragioni delle migrazioni che tanto danno noia agli italiani di centrodestra, eccetera. Se potessero sfruttare a casa loro le loro materie prime con il loro lavoro, loro non verrebbero da noi. Non lo fanno perché le nostre grandi lobbies, le nostre grandi corporations devono lucrare su questo stato di cose, che è un ritorno al più vergognoso dei colonialismi. Manca la frusta, ma poi non è vero che manca la frusta, perché al momento opportuno arriva sotto forma di guerre che sono sempre in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, gestite da potenze europee. E ogni riferimento a quello che è successo recentemente in Costa d'Avorio o in Mali con le truppe francesi